Sono il suo tentativo di rimanere in vita. È un compito che può essere doloroso, perché noi tutti cominciamo dallo stesso punto. Noi crediamo di essere lui. Tuttavia, riconoscere e portare alla luce il proprio sfidante è uno dei compiti più importanti che un essere umano sia chiamato ad intraprendere, perché lo sfidante è il guardiano della soglia, la nebbia da valicare per entrare nelle terre sconfinate che ci appartengono di diritto come esseri umani magici in un universo meraviglioso. Uno dei principali scopi dello sfidante, così come la parola indica, è proprio quello di sfidarci, mettere alla prova le nostre capacità, la nostra volontà di proseguire sul sentiero che porta all'espansione della consapevolezza, senza desistere mai. Ci sfida, al fine di mettere alla prova e conseguentemente liberare il nostro intento di incedere verso quelle maestose realizzazioni che è il nostro potere conseguire e che rientrano nella nostra eredità di esseri umani magici e meravigliosi. Questo concetto di una forza opposta che sfida la nostra spinta alla consapevolezza può sembrare apparentemente bizzarro, se non ai limiti del credibile. Eppure, tale concetto è ben argomentato, descritto e studiato con dovizia di particolari in moltissime tradizioni di ricerca interiore di tutto il mondo. Per esempio, in uno dei libri sacri della tradizione esoterica ebraica, la Torah, e negli insegnamenti sapienziali della Kabbalah, esistono complesse descrizioni sullo scopo e sulle armi a sua disposizione di un'entità energetica il cui nome è diventato il sinonimo delle forze del male nella Chiesa cattolica: Satana. Satana, il cui significato altro non è che l'avversario, è quell'entità energetica che proprio in qualità di avversario ci sfida a raggiungere la luce. Il suo principale scopo, secondo la tradizione ebraica, è proprio quello di creare la forza opposta a quella che ci spinge alla luce, al fine di permettere lo sprigionarsi della forza del cambiamento, perché senza una opposizione non ci sarebbe spazio nemmeno per la tensione alla consapevolezza e alla ricerca della luce. Questo concetto meriterebbe un forte approfondimento, che però va ben oltre gli scopi di questo documento. Ciò che è importante mettere in luce qui è il ruolo che l'avversario per eccellenza nella tradizione ebraica, Satana, riveste nell'espansione della consapevolezza. L'avversario, una entità energetica che tenta in ogni modo di ostacolarci nel nostro incedere verso la luce della consapevolezza. Come ben sanno tutti, Satana è anche noto come il diavolo, ma pochi sanno che il termine diavolo deriva dal latino diabolus e dal greco antico diabolos, cioè colui che divide. Che cosa divide? Ciò che non ha alcun senso dividere, ciò che può essere comandato solo se diviso. Tuttavia, le tradizioni di ricerca interiore di tutto il mondo sembrano riconoscere nello sfidante altri scopi, più concreti, oltre a quello meramente astratto che abbiamo appena indicato. Una delle nostre responsabilità come esseri umani è quella di comprendere e realizzare con i nostri occhi la nostra consapevolezza quanto tutto ciò sia reale e quanto un'allegoria di un più vasto significato. Ma è bene conoscere in che modo gli apprendisti sul sentiero della consapevolezza di varie tradizioni siano messi in guardia dal primo, vero, reale confronto che devono sostenere, quello con la proiezione illusoria di loro stessi, quello con lo sfidante.
Don Miguel Ruiz è uno sciamano della tradizione tolteca mesoamericana. Nato e cresciuto in una famiglia di guaritori in Messico rurale, da una curandera, guaritrice, madre, da un nagual, sciamano, nonno, porta avanti e diffonde nel mondo la conoscenza esoterica tolteca del suo lignaggio. Don Miguel indica lo sfidante con il nome di Parassita. Ecco come, attraverso le sue parole, ci descrive la sua formazione ed il suo scopo nel campo di consapevolezza umano. Nella mente creiamo il giudice, una parte di noi che giudica costantemente tutto ciò che facciamo o non facciamo, tutte le emozioni che proviamo o non proviamo. Normalmente il giudice ci trova colpevoli e pensiamo di doverci punire. La parte della mente che riceve il giudizio e sente il bisogno della punizione è la vittima. La vittima è quella parte di noi che dice: povero me, non sono abbastanza bravo, forte, intelligente, come farò? Come posso anche solo provare? Il giudice e la vittima reggono la loro esistenza sul nostro sistema di credenze, cioè su ciò che crediamo e su ciò che non crediamo. Un sistema che ci è stato instillato nella nostra mente fin da bambini, quando credevamo a tutto quello che gli adulti ci dicevano. I toltechi chiamano questo meccanismo giudice, vittima, sistema di credenze, con il nome di parassita. La mente umana è malata a causa di un parassita che le ruba l'energia vitale e la gioia. Il parassita si trasmette come un virus dai nonni ai genitori per arrivare fino a noi, che a nostra volta lo passiamo ai nostri figli, e il suo cibo sono le emozioni negative che provengono dalla paura. Il parassita è un essere costituito di energia emozionale e si tratta di un essere vivo. Sopravvive alle emozioni negative e si nutre di sofferenza. Parassita, una entità energetica che vive e si alimenta alle spese di un'altra, senza dare nessuna cosa in cambio. Carlos Castaneda è un antropologo che si è immerso in un altro lignaggio tolteco di conoscenza esoterica, quello di Don Juan Matus. Don Juan Matus è stato lo sciamano guida, cioè il Nagual, di un lignaggio tolteco simile a quello di Don Miguel Ruiz, probabilmente originato dalla medesima sorgente, ma adesso discosto per molte caratteristiche, quali ad esempio l'enfasi data alla via del guerriero come sentiero verso la realizzazione personale. Carlos Castaneda ha di fatto trascritto e pubblicato nei suoi libri tutti gli insegnamenti che ha ricevuto da Don Juan, e al termine della sua esistenza ha deciso di trascrivere anche un qualcosa che riguarda lo sfidante molto, ma molto da vicino. Ecco che cosa, in un sunto, delle sue stesse parole. Gli sciamani dell'antico Messico scoprirono qualcosa di trascendentale. Scoprirono che abbiamo un compagno che resta con noi per tutta la vita, un predatore che emerge dalle profondità del cosmo e assume il dominio della nostra vita, e noi siamo suoi prigionieri. Se protestiamo, soffoca le nostre proteste. Se tentiamo di agire in modo indipendente, non ce lo permette. Il predatore ha preso il sopravvento su di noi perché siamo il suo cibo, la sua fonte di sostentamento. È stato il predatore a instillarci i sistemi di credenze, il concetto di bene e male, le consuetudini sociali. È stato lui a definire le nostre speranze e aspettative, nonché i sogni di successo e i parametri del fallimento. Ci ha dato avidità, desiderio smodato e codardia. Ci ha resi abitudinari, centrati nell'ego e inclini all'autocompiacimento. Facendo leva sul nostro egocentrismo, l'unico aspetto consapevole rimastoci, il predatore crea fiammate di consapevolezza che poi procede spietatamente a consumare. Il predatore ci dà problemi futili per forzare tali fiammate ad emergere
e in questo modo ci fa sopravvivere per continuare a nutrirsi della fiammeggiante energia delle nostre pseudo preoccupazioni. Gli antichi sciamani vedevano il predatore, lo chiamavano il volador, quello che vola, perché si muove a balzi nell'aria. Non è un bello spettacolo.